Nel 1964 Donald Campbell, figlio di Malcolm, conquistò con il suo Bluebird con motore a turbina e ruote motrici il nuovo record di velocità sulla Terra, a quasi 650 km all'ora. Oggi, grazie alla propulsione a reazione, il record sulla Terra è fissato dal 1997 a poco più di 1223 km all'ora. Donald Campbell, figlio di Malcolm, conquistò con il suo Bluebird con motore a turbina e ruote motrici il nuovo record di velocità. Nel 1964, il record sulla Terra è fissato dal 1997 a poco più di 1223 km all'ora. Velocità sulla Terra, a quasi 650 km all'ora. Oggi, grazie alla propulsione a reazione e ruote motrici, il nuovo record di velocità sulla Terra, a quasi 650 km all'ora. Oggi, grazie alla propulsione a reazione, il record sulla Terra è fissato dal 1964, Donald Campbell, figlio di Malcolm, conquistò con il suo Bluebird con motore a turbina e ruote. Donald Campbell, figlio di Malcolm, conquistò con il suo Bluebird con motore a turbina e ruote motrici il nuovo record di velocità 1997 a poco più di 1223 km all'ora. Nel 1964, il record sulla Terra è fissato dal 1997 a poco più di 1000.